Due giorni con Paolo Gentiloni per definire i punti delle richieste in vista del comitatone del 7 novembre. Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro è soddisfatto. Ha le idee chiare sull'autonomia. L'autonomia deve servire a rafforzare i territori, quelli che hanno capacità possono partire prima, altri arriveranno magari dopo, nella loro libertà. Ma questa cosa deve essere per tutti e deve essere tenuta dentro un progetto nazionale, è fuori discussione questo. Questo è il sì che noi abbiamo dato convintamente, insomma, per quello il Veneto ha il 60%, perché non abbiamo fatto un discorso contro, ma abbiamo fatto un discorso a favore. Quali sono le competenze per l'autonomia di Venezia che sarebbero più utili da richiedere? Beh, noi abbiamo già una legge speciale che non è stata finanziata da molti anni e questo credo sia un tema. Abbiamo un tema che è quello del riuscire in qualche modo a far pagare qualcosa, per cui non a fare il numero chiuso, ma a far pagare qualcosa, soprattutto dei turisti che vengono in giornata a Venezia, per cui la gestione del turismo, che ricordo essere una delle principali industrie europee in termini anche di assorbimento di posti di lavoro, per cui noi non dobbiamo buttare via nulla. E poi competenze specifiche sono sull'ambiente evidentemente, sulla gestione della laguna e delle acque, le famose competenze del magistrato delle acque. Ho parlato di tutto io ieri, soltanto che non ho intenzione di anticipare nulla, perché credo che le cose si fanno e poi si raccontano e non si raccontano prima e poi magari non si fanno mai, come è successo spesso in questo paese. Autonomia, ma non statuto speciale. Io personalmente sono convinto di un'autonomia, non si è parlato di statuto speciale in passato. Se questo può servire a rafforzare la posizione nel tavolo negoziale, questo non lo so, sarà la regione andare a negoziare queste partite, ha gestito il referendum, andrà a gestire. Per quanto ci riguarda, noi pensiamo a uno Stato federale, a un federalismo per tutti, a un'autonomia per tutti e chi ha più capacità può correre e può sviluppare il lavoro e l'economia, perché questo è quello che poi ci interessa, il futuro per i giovani. Non può essere qualcosa per qualcuno e non per qualcun altro. Noi stiamo rivendicando semplicemente una migliore amministrazione, una miglior gestione della cosa pubblica e questo deve essere un vanto per tutti gli italiani. Poi c'è, in qualche posto forse si fa prima, in qualche posto si fa dopo, ma mai contro nessuno. Questo non deve essere assolutamente mai l'intendimento di un popolo che è andato a votare. Ha votato perché l'Italia possa diventare più moderna, possa diventare probabilmente più europea, sicuramente più efficiente. Io penso che sia anche un tentativo di rafforzare la posizione al tavolo negoziale, voglio vederla semplicemente come, diciamo, tutto sommato una tattica per poi ottenere qualcosa in più.